Steelscape quest'anno si avvale anche di un artista che ormai ha conquistato il mondo, possiamo dirlo, lui è un po' modesto, ma in realtà Giuseppe Veneziano davvero è un artista che ha ormai con le sue opere varcato i confini italiani, proprio grazie a questa sua capacità di tenere un filo insieme, con un filo, la storia dell'arte, l'attualità, il pop, insomma, tante cose che stanno tutte insieme dentro ognuna delle sue opere. E qui davanti al Teatro Sociale di Como c'è una rappresentazione di alcune cose che lui ha fatto in passato. Allora Giuseppe, innanzitutto domanda un po' di grammatica, conoscevi la città, Como, ci vieni ogni tanto, tu sei di Milano? Sì, Como la conoscevo, vengo spesso e quindi è sempre una città che mi è sempre piaciuta per la sua storia, ma anche per la dimensione d'uomo, cioè il camminare per queste strade, insomma, c'è un aspetto intimo della città che mi affascina e in un certo senso mi rappresenta pure. Ecco, ti rappresenta anche essere incluso in una rassegna che comunque è di arte di strada? Tu che hai detto che non sei un artista di strada. Sì, io non sono uno street artist, però negli ultimi tempi mi sono cimentato anche a realizzare dei murali. Ne ho realizzato uno a Pordenone l'anno scorso e vedevo la partecipazione del pubblico comune mentre realizzavo l'opera, e mi sono accorto che in un certo senso il mio lavoro è aperto a un pubblico comune, e quindi far parte, diciamo, di questa categoria di artisti non mi dispiace. Quindi se ho l'occasione, l'invito per partecipare a queste iniziative, partecipo con piacere, diciamo. Possiamo definirti anche, oltre che un artista, uno storyteller, perché praticamente quello che tu fai è una narrazione del presente, di alcuni fatti anche, ma non necessariamente legati all'attualità, racchiusi dentro appunto queste tue opere che spesso sono anche iconografiche, no? Sì, io mi approprio, diciamo, di alcune icone, di alcune opere della storia dell'arte, e le rivisito, le riestetizzo, insomma, con il mio linguaggio, e cerco di dargli, diciamo, una loro attualità, quindi li faccio rivivere nel nostro tempo, quindi mischiando con personaggi reali e fittizi della nostra contemporaneità. Quindi la cronaca diventa a volte un fatto storico. Un fatto storico, un fatto artistico. Ecco, ti dispiace essere indicato come uno di quegli artisti che, insomma, in qualche maniera, venendo da un mondo magari non proprio super accademico, hanno raggiunto quotazioni molto elevate? Ma io credo nella sincerità dell'artista, quale sia il tuo percorso formativo. Credo che non sia importante, l'importante è che nel tuo lavoro ci sia un frammento di verità, cioè nel senso la sincerità dell'artista prevale, diciamo, su qualsiasi, diciamo, preparazione accademica o altro, quindi alla fine quello che è importante è la reazione del pubblico nel riconoscere un valore artistico al tuo operato. L'ultima cosa riguarda un po' il tuo retaggio di folklore siciliano, perché insomma la Sicilia è molto presente specialmente nei colori. Tu ieri parlavi dei carrettini siciliani, che in effetti in qualche maniera erano anche quelli una rappresentazione di alcuni fatti, no? Narrati sugli assi del carretto. Sì, no? Perfetto, perfetto. Infatti il mio pop, se così si può dire, è originario dai carretti siciliani che... E oltre a utilizzare queste tinte forti, come hai ben detto, c'era sempre la narrazione di una storia, di un fatto storico, e anche, diciamo, il timbro tonale dei colori dà alla narrazione una dimensione epica, e
comprensiva pop, diciamo così, popolare, e a un pubblico anche di non addetti, quindi mi piace il linguaggio artistico, insomma, dei Caretti Siciliani. Benissimo, mi piace a noi il tuo linguaggio artistico, ti auguriamo tante belle cose e che Como abbracci in qualche maniera le tue opere, che qua ovviamente non sono tutto quello che tu hai fatto, ma uno spaccato di alcune cose che ti hanno reso famoso nel tempo. Grazie mille di essere qui a te. Grazie a voi.